Ciao ragazze e benvenute nella mia stanza creativa. Oggi vi voglio mostrare perché ieri sera abbiamo fatto questo. E ci è venuto in mente di mettergli il fioccone rosso. Allora, cosa ho pensato? Siccome questo sputacchia, che cosa ho pensato? Ho pensato che possiamo farci i nastri da sole. Quindi prendendo. Una striscia di tessuto e montando sulla taglia e cuci io ho messo un filo rosso-ramato, non eh, ramato, no, ramato eh, metallico: scusate, questo è metallico, questo è dorato e questo è rosso normale. Allora, nulla vi vieta di farlo con tre fili rossi. Però io ho detto, ho questo scartino qui, così per fare una prova, e la vado subito a fare insieme a voi, ragazzi. Mi sono tagliata, pensate che, che ficata. Ci possiamo fare tutti i nastri che vogliamo, perché costano un botto quelli natalizi. Quindi noi, con questi tessuti, ci possiamo andare a fare questi nastri personalizzati, allora adesso parto. Ecco qua ragazze, guardate, guardate quanto abbiamo fatto. Questo è un nastro meraviglioso con la bordatura dorata. Dietro c'è eh, rosso sempre meta mm, metallico, filo metallico. Eccolo qua. Ragazze, così cambio il fiocco anche al fuori porta. Lo vado a mettere. Guardate cioè ragazze con mezzo metro che questa tessuto è alto 280 ci facciamo tanto tanto eh, nastro per chi per tutte le amiche che non hanno una eh, tagli e cuci possono fare in egual modo quindi o utilizzando un filo metallico e fa lo zig zag ricordatevi, come suggerisco sempre, di usare il piedino apposta, quello per l'orlo invisibile. Va bene? C'è il tutorial che ho fatto apposta per le rifiniture. E casomai ve lo metto giù in descrizione. Ragazze, credo che sia un'idea superlativa. Va bene? Se vi è piaciuta questa idea, lasciate un commento, condividete, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ma soprattutto non vi dimenticate mai che vi lavo! Ciao amiche, buona giornata!